Hai idea di quante persone in media ogni anno in Italia vengano contagiate da una malattia sessualmente trasmissibile? Sinceramente non lo so. Più o meno 10.000? Credo il 20%. E credo che siano abbastanza, anche perché c'è molta ignoranza in giro. Beh, pensa che in realtà sono molto di più. Infatti, solo in Italia la media annuale è di circa 17. Ti capita di parlare di prevenzione durante i rapporti o pensi che sia ancora percepito come un argomento tabù? No, credo sia assolutamente un argomento tabù, non ne ho mai parlato. No, un tabù tra i giovani no, però comunque tante volte viene sottovalutata la cosa. Durante Durante i rapporti assolutamente no. E in famiglia ne hai mai parlato? No, non, penso non sarebbe un problema parlarne, però non mi è mai capitato. Sì, con mio nonno. Sì. Beh, quanto ti ritieni informato sull'argomento? Non troppo, so il minimo necessario. Non sono molto informato, però il minimo sì. Veramente pochissimo, non so nulla. Abbastanza. Dai, mettiamoci alla prova. Sapresti nominarmi 5 malattie sessualmente trasmissibili e i relativi sintomi? Papilloma virus, i sintomi non me li ricordo tutti, però c'ho il papilloma, c'ho l'HIV, c'ho l'epatite C, c'ho la clamidia, c'ho... basta. Sì, sintomi meno. Allora, AIDS, epatite A, B e C, sifilide. I sintomi non li so. Allora, l'HIV, non, però non so spiegarteli. Poi basta. Beh, oltre all'AIDS che tutti o quasi conosciamo, che causa quindi disfunzioni nel sistema immunitario, sono molto diffuse altre malattie come la clamidia, la gonorrea, l'herpes genitale, anche la tricomoniasi e la candidosi, che si presentano con sintomi molto simili, ovvero le secrezioni genitali, il prurito, a volte anche le cistiti. Tra quelli poi con gli effetti più gravi abbiamo la sifilide, che provoca ulcere in tutto il corpo e che se non è curata può anche causare la morte. E questo l'ha mai usato? Oddio. Sì. No. E durante un rapporto orale? No. Perché? Perché no? No, però credo si debba usare. Dovrebbe essere utilizzato se spesso si cambia partner. Se lo fai sempre con lo stesso partner, potresti anche non farne uso. Devo essere sincera? No. Considera che molte volte il contagio avviene proprio con questa modalità e quindi è un rischio da non sottovalutare. Per ogni occasione, la giusta protezione!